Buonasera e benvenuti in questa seconda edizione del TG6. In primo piano la cronaca e torniamo ad occuparci del caso che per fortuna si è risolto positivamente della piccola Katia, la bambina di 2 anni e mezzo di Cusciano di Montorio che era scomparsa nel tardo pomeriggio di venerdì ma è stata fortunatamente ritrovata sabato mattina. Ebbene, la piccola Katia sta bene ma è ancora ricoverata all'ospedale Mazzini di Teramo. Vediamo. E ancora all'ospedale la piccola Katia, la bimba di 2 anni e mezzo scomparsa a Cusciano nel tardo pomeriggio di venerdì, è ritrovata dopo 16 ore di ricerca a 600 metri da casa, dopo aver passato la notte in un boschetto. La bimba, di famiglia romena, portata all'ospedale Mazzini di Teramo per gli accertamenti del caso, è stata trattenuta dai medici per precauzione. Il papà, visibilmente contento, si dice sereno e ringrazia tutti, dai carabinieri alla polizia, dal sindaco a tutti i volontari che hanno cercato senza sosta fino a ritrovarla. La bimba è serena e tranquilla, commenta il padre, vivace come sempre, ma visto che parla ancora poco per via del bilinguismo e dell'età, non ha raccontato nulla di ciò che le è accaduto. Katia, venerdì nel tardo pomeriggio, si era allontanata da sola mentre giocava fuori casa, 16 ore in un bosco, la grande paura. È finita sabato alle 11:30 quando a trovarla in un canale nascosto dall'erba alta è stato Diego Di Felice, un barista di Montorio che come tanti altri volontari era impegnato dalla sera prima nelle ricerche insieme ai soccorritori che stavano battendo la zona, aiutati anche da un drone a infrarossi e da cani molecolari alla ricerca della piccola. Tra due ali di folla commossa, Katia, subito dopo essere stata ritrovata, con i suoi occhioni guardava tutti con curiosità e una gioia immensa, ripagata con applausi e abbracci fra i soccorritori. È raro ma accade, dopo una buona notizia di cronaca, un'altra buona notizia. È stato ritrovato questa mattina a Pescara l'idraulico di 30 anni, originario di San Salvo, scomparso da Chieti circa 2 settimane fa. Il trentenne è stato trovato dagli uomini della squadra volante nei pressi del centro commerciale Il Molino, precisamente in un'area dove dormono spesso alcuni senza tetto. L'uomo sta bene, si è procurato i soldi per comprarsi da mangiare facendo il parcheggiatore abusivo nella zona dell'area di Risulta di Pescara. In base ai primi riscontri il trentenne si sarebbe allontanato da casa volontariamente. La polizia ha avvisato i familiari dell'uomo. A lanciare l'allarme era stata proprio la famiglia dell'idraulico che si era anche rivolta alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto. L'uomo, che è molto conosciuto a San Salvo, da diverso tempo si era trasferito a Chieti. Con il pretesto di vendere in strada frutta e ortaggi cambiavano banconote da 20 euro false di cui erano in possesso con banconote buone. Un anziano truffato però insospettito si è rivolto ai carabinieri e così due giovani venditori ambulanti del napoletano di 24 e 29 anni sono stati arrestati a Sulmona per truffa e spendita di banconote false. Uno dei due aveva con sé, nascosti in una scarpa, 20 banconote dello stesso taglio e con lo stesso numero di serie. Altre due banconote da 20 euro false erano state restituite dopo uno strategico cambio con quelle buone all'anziano convinto di acquistare alcune cassette di frutta ad un prezzo all'apparenza molto vantaggioso. E ora cambiamo pagina e torniamo ad occuparci dell'inchiesta su Savona Teramo che ha emanato il suo secondo verdetto, il verdetto d'appello con il Teramo che dunque giocherà in Lega Pro con una penalizzazione di 6 punti. Niente Serie B per i biancorossi, il presidente Campitelli che è rimasto inibito ma per 3 anni e non più 4 sta riorganizzando la società ma soprattutto garantirà il futuro. E per il prossimo campionato di Lega Pro il Teramo partirà per vincere anche se con 6 punti di penalizzazione. Più che la B degli onesti, come si sono affrettati a definirla ad Ascoli, quella dei bianconeri è la B dei secondi. Già perché, nonostante la sentenza della Corte di Appello federale abbia stabilito che tentativo di illecito è stato consumato, ma non ha potuto confermare che l'illecito sia stato consumato. La sentenza parla chiaro, revoca della vittoria del campionato e della promozione nella categoria superiore del Teramo che passa all'Ascoli. In pratica il Teramo è arrivato primo ma non ha vinto il campionato. Ironia della sorte, i biancorossi dovrebbero anche sorridere a metà sulla sentenza di appello. Questo perché è giusto ricordarlo che sabato mattina il Teramo era in Serie D, mentre sabato sera si è ritrovato in Lega Pro.
una bella differenza, quella che passa da un campionato dilettantistico a uno professionistico, con il parco giocatori che resta di proprietà e soprattutto con la certezza che in molti resteranno alla corte del diavolo. Le altre certezze sono che Luciano Campitelli per 3 anni non sarà più presidente del Teramo, ma diventerà il patron, e che Ercole Cimini dovrebbe ricoprire la carica di presidente onorario. Tra 3 anni Campitelli tornerà a fare il presidente a tempo pieno. Ci sarà un amministratore delegato con potere di firma che sarà scelto all'esterno dell'attuale struttura societaria e anche del gruppo della Sapori Veri, la holding di Campitelli e Cimini. L'allenatore sarà Vincenzo Vivarini. Il tecnico di Ari non ha mai pensato di mollare con il Teramo tra i pro e guiderà ancora la squadra, dove resteranno in molti. Assicurazioni sono arrivate in tal senso a Campitelli dagli stessi giocatori nell'incontro di ieri mattina. Il sogno? Quello di tornare a formare per la prossima stagione la coppia d'attacco composta da Donnarumma e La Padula. Il primo è già del Teramo, anche se le sirene della Serie B continuano a suonare e cantare, Salernitana e Lanciano su tutte. Il secondo è del Pescara, ma bisognerà valutare se rientra nei piani di Oddo oppure no. Certo, sarà difficile riportarlo a Teramo, ma non è detto che non ci si provi. Campitelli ieri sera era un leone ferito. Sabato sera a caldo aveva anche pensato di mollare e non iscrivere la squadra per protesta. Ieri mattina ha voluto incontrare i giocatori per sondare il terreno. In serata era già tornato a pensare al campionato, con la voglia di chi vuole riprendersi sul campo quello che in tribunale gli è stato tolto. Giustamente, ingiustamente, le sentenze, sia chiaro, possono essere condivise e non condivise, ma devono essere rispettate, anche se di un tribunale sportivo si tratta. E comunque la parte, diciamo così, legale e processuale non si è del tutto esaurita, perché sappiamo c'è un terzo grado e il Teramo ha annunciato ricorso proprio al terzo grado, al collegio di garanzia del CONI. Lo ha fatto attraverso una nota diffusa sul sito della Teramo Calcio e firmata da uno dei legali del presidente Campitelli, ovvero il professor Cerulli Irelli, che ha parlato anche di una sentenza, quella della Corte Federale d'Appello, profondamente ingiusta, laddove conferma il coinvolgimento del presidente Campitelli nell'illecito e perciò la responsabilità diretta. L'estraneità del presidente è stata dimostrata con solidi argomenti e non smentita da argomenti contrari, ma la Corte ha completamente ignorato ogni argomentazione e ha ribadito la responsabilità diretta con l'intento di privare la Teramo Calcio della Serie B appena conquistata. Procederemo immediatamente al ricorso davanti al collegio di garanzia del CONI, dice sempre il comunicato, chiedendo la riforma dell'ingiusta sentenza e l'urgente sospensione dei suoi effetti. Confidiamo nella giustizia e nella competenza del massimo organo sportivo indipendente e sovrano. E la discussione di questo ricorso in terzo grado ci sarà in settimana, ovvero il prossimo 3 di settembre. E intanto, restando alla sentenza di secondo grado, ascoltiamo il parere di Raffaele Pelillo, cultore di giustizia sportiva presso l'Università di Teramo. Letto il dispositivo, quali potrebbero essere le motivazioni? Beh, ovviamente è una lettura solo del dispositivo, quindi è più semplice forse fare il confronto con la sentenza di primo grado che è già disponibile, per poter arrivare alla conclusione che sicuramente la difesa del Teramo Calcio è riuscita in qualche maniera ad attenuare di molto la posizione del presidente in termini di responsabilità, che comunque ad oggi è stata in qualche modo riconfermata. Ora, chiaramente è difficile immaginare se si tratta di una responsabilità piena, nel senso di una partecipazione piena, o piuttosto, come forse si potrebbe intuire e immaginare, con tutte le virgolette e i sei ma del caso, un comportamento, come dire, un coinvolgimento più soft, in qualche modo una partecipazione più inerte che commissiva, probabilmente. Però ad oggi comunque la Corte di Appello in qualche maniera ha ribadito che c'è una partecipazione del Presidente e quindi una responsabilità diretta. Probabilmente in funzione di questo si può anche spiegare perché, per esempio, la difesa dell'Ascoli aveva in qualche modo già anticipato una situazione del genere, sostenendo che anche se fosse stata solo una responsabilità oggettiva, il cumulo delle penalizzazioni, data la gravità, la rilevanza del fatto, la decisività della partita, la componente calcio scommesse che emerge poi comunque nella sentenza, perché purtroppo anche quello è un dettaglio che non è sfuggito al giudice di primo grado, la difesa dell'Ascoli aveva sostenuto che
comunque una penalizzazione, un cumulo di penalizzazioni del genere sarebbe stato incompatibile con una presenza in Serie B, perché in ogni caso sarebbe stato un campionato probabilmente falsato. Ammettere una squadra ad un campionato con una penalizzazione molto pesante in qualche maniera significa fare un dispetto a tutti gli altri iscritti al campionato, quindi forse in questo senso va letta il fatto che qualcuno abbia messo le mani avanti prima, sostenendo che anche se non ci esistesse responsabilità diretta, comunque il peso di quell'oggettiva farebbe sì o avrebbe fatto sì che si dovesse scegliere una strada diversa. E dal parere di un cultore della giustizia sportiva sulla sentenza di secondo grado, un parere tecnico, ora ascoltiamo cosa hanno detto i cittadini, gli sportivi, i tifosi biancorossi, cosa pensano appunto di questo verdetto e soprattutto del futuro imminente della società e della squadra. Da Teramano un commento sul Teramo Calcio. Questo Teramo mi è dispiaciuto tanto, essendo Teramano, però io penso che la legge non è uguale per tutti. Sinceramente per noi in questa città sarebbe stato qualcosa di molto importante, secondo me è stato guadagnato sul campo, con una squadra che sul campo ha dimostrato di 24 risultati utili positivi, una coppia d'attacco la più importante di tutti i campionati. Penso che ora la città si debba, come dire, avvicinare alla squadra, alla società, sostenerla, anche le nostre forze politiche, magari coinvolgere anche altri imprenditori e ripartire a questo punto, ripartire al meglio e cercare di fare un buon campionato e di riprendercela questa Serie B sul campo. Certo, le aspettative erano diverse, i danni sono notevoli per la città, per l'indotto, l'economia. Bisogna adesso vedere che cosa vorrà fare Gambitelli, ma penso e spero, diciamo, che ripartirà, e poi bisogna vedere i giocatori. E queste cose, insomma, hanno privato una città, ma non è tanto privare la città di un qualcosa che è la Serie B, ma anche gli sberleffi che hai subito nelle varie parti d'Italia, qui vicino, da Giulianova, da Ascoli, cioè le cose che uno deve essere preso in giro per degli errori fatti da qualcuno, delle stupidaggini gravi fatti da qualcuno, a me come tifoso non mi sta bene, tutto qui. Adesso se rifanno la società speriamo che entrino persone nuove, Cambitelli può anche starci, se ci vuole stare, ci sia, se non vuole andare o se ne vada, a me non interessa, a me interessa il Teramo. Dispiace perché la città ci credeva, ci ha creduto, ci continua a credere, infatti io ho letto parecchi commenti di tifosi teramani che dobbiamo essere più forti di prima e conquistarla un'altra volta, vabbè, dimostreremo che il prossimo campionato torneremo a essere vincenti di nuovo. Per questa sentenza diretta al Teramo Calcio c'è più rabbia o delusione? Ma è delusione sicuramente, perché purtroppo nel calcio quelle cose esistono, sono sempre esistite. La verità purtroppo condanna il Teramo, dispiace perché il Teramo sul campo la Serie B l'aveva meritata, perché il Teramo ha espresso un calcio ottimo, meritava di stare in Serie B. C'è tristezza per come molto probabilmente siamo stati trattati a livello processuale. C'è rabbia perché chiaramente abbiamo perso una cosa acquisita da quei ragazzi fantastici, dallo staff tecnico e dai tantissimi tifosi accorsi soprattutto nell'ultimo periodo, e quindi una cosa, un sogno che svanisce. Prevalentemente la rabbia verso chi è? La rabbia è molto probabilmente da parte di qualche componente della società che molto, secondo me, non ha avuto un comportamento lineare, e soprattutto la rabbia da parte di tutti i tifosi che chiaramente si sentono privati di un qualcosa conquistato con grande entusiasmo, con quella grande festa che c'è stata e che adesso viene annullata amaramente. Cambiamo radicalmente pagina, andiamo a Pescara perché giovedì si terrà un consiglio comunale sul caso dello sversamento dei liquami in mare. Per il primo cittadino Marco Alessandrini un vero e proprio carnevale organizzato dall'opposizione.
Ancora il mare di Pescara tra i liquami a tenere banco sui giornali. Questa volta però la notizia finisce su un noto settimanale nazionale che per inciso arriva a rovinare l'immagine di una città attualmente impegnata ad ospitare una manifestazione di caratura internazionale, i Giochi del Mediterraneo, manifestazione trasmessa in diretta nazionale solo 3 giorni fa. Quello che è accaduto è che non c'è stato nessun attentato alla salute pubblica, il mare di Pescara è assolutamente in linea con i dati dello scorso anno, non vi sono fenomeni di dermatiti particolari, questo non lo dice il sindaco ma lo dice l'ASL, che è normalmente il posto che si occupa di queste cose. La polemica sull'ordinanza di divieto di balneazione firmata e mai resa effettiva dal sindaco, così come recita l'articolo già citato, non si ferma e per giovedì è prevista una seduta di consiglio comunale ricca di scintille e discussioni. Ma il primo cittadino, come più volte annunciato, si dice sereno di fronte ad un caso strumentalizzato dalle opposizioni per fini politici. Giovedì io immagino succederà un po' di carnevale che aiuta a rendere così meno traumatico il rientro in ufficio dopo le ferie. Credo anche che sia molto strumentale questo alimentare, agitare lo spettro della paura, volto a creare un consenso che però mi sembra basato su, diciamo, basi piuttosto fragili, perché sono quelle del vuoto politico. Giovedì succederà questo ed altro, però insomma francamente la questione ci lascia piuttosto tranquilli. Acque agitate anche all'Aquila, è il momento di una sorta di verifica dei numeri in seno alla maggioranza in consiglio comunale. Il PD cerca di porsi come intermediario, ma è difficile il riavvicinamento di Rifondazione Comunista. Il PD assume un ruolo di mediazione per risolvere la crisi di maggioranza al Comune dell'Aquila. Il capogruppo in Consiglio Comunale, Stefano Palumbo, convocherà per venerdì prossimo una prima riunione con gli alleati, i cui contenuti dovranno essere basati sul programma di mandato. Mia intenzione è convocare una riunione di maggioranza probabilmente già in settimana, più per fare mediazione, per fare chiarezza su quanto è accaduto. Abbiamo davanti ancora teoricamente quasi 2 anni di amministrazione e è il caso insomma che ci chiariamo le idee per affrontarle al meglio. L'assessore socialista Giancarlo Vicini è ormai fuori dalla squadra in seguito al voto negativo del suo consigliere Gianni Padovani sul bilancio. Selli invece sembra essere tornata nei ranghi. Il vero problema resta Rifondazione Comunista ed il suo consigliere Enrico Perilli, già con un piede fuori dalla maggioranza. Il partito è critico sulle politiche di sviluppo del Gran Sasso. Sì, i numeri in quel caso sarebbero molto, molto stretti e quindi appunto valutazione da mettere sul tavolo della discussione è anche questa, fermo restando che in questo caso non può prevalere una pura valutazione numerica sui numeri che poi abbiamo in Consiglio Comunale, ma fatta veramente un'operazione di chiarezza su quello che è l'intento della maggioranza, perché in gioco non c'è soltanto il futuro dell'amministrazione ma anche il futuro della coalizione di centrosinistra, che qui all'Aquila rappresenta una delle ultime esperienze uliviste presenti in Italia. Quindi la domanda che porrò anche ai partiti di maggioranza è se ritengano che questa esperienza vada salvaguardata e consolidata, e quindi vediamo come affrontarla. E restiamo sempre all'Aquila, parliamo dello sviluppo del Gran Sasso. La regione si assuma le proprie responsabilità. Se non ci sarà il progetto di riqualificazione, il centro turistico sarà liquidato. La stazione sciistica di Campo Imperatore è l'unica in Abruzzo ad essere inserita in area SIC, ossia sito di interesse comunitario. La regione Abruzzo sta ponendo rimedio a questa situazione per svincolare lo sviluppo turistico del Gran Sasso, finanziato con 40 milioni di fondi pubblici. Io credo che ci siano state delle distrazioni pesanti. Voglio pensare proprio più a un fatto, diciamo così, di mancanza di guida politica, di una volontà che sarebbe folle. La verità è un'altra, che la regione negli anni ha abbandonato a se stesso la vicenda del parco. Chiamo la regione e soprattutto il consiglio regionale, che sta votando una legge, a porsi questo problema. Dopodiché io, come sindaco della città, quello che dovevo fare ho fatto, ho trovato i soldi per dare un futuro a questo comprensorio, perché al di là del turismo, lo stesso motivo per cui credo aver preso 15 milioni di euro per la grande pista ciclabile, altri interventi che il comune farà per cambiare la vita
l'offerta della vita di questa città. Dopodiché io so che attualmente con questi SIC e queste norme non si può andare avanti, però voglio dire, io sono un pezzetto della scala decisionale amministrativa, io sto qui sopra, c'è la regione e poi c'è lo Stato e qualcuno questa responsabilità si deve prendere. Nel caso in cui il progetto di sviluppo della stazione dovesse naufragare, il centro turistico del Gran Sasso sarebbe posto in liquidazione ed i beni messi all'asta. Chiaro che qui è la sopravvivenza del centro turistico, un debito milionario, se non arrivano i rinforzi, vale a dire il cuore e il polmone nuovo con il bando, che se si blocca tutto è chiaro che il centro turistico è morto e i beni del centro turistico andranno in liquidazione e all'asta. Critiche dell'esponente del centrodestra Fabrizio Rapposelli, ex assessore all'edilizia scolastica della provincia di Pescara, sulle problematiche strutturali appunto nel territorio. Riparte un nuovo anno scolastico, qual è la situazione? La situazione io credo che sia veramente drammatica per alcune scuole della nostra città e della nostra provincia. Io porto due esempi che sono l'istituto alberghiero Ipsar De Cecco, che ha una carenza di ben 21 aule e soprattutto che gira a ramingo in 6-7 istituti della nostra città, senza avere una destinazione unitaria e soprattutto senza essere rientrato ancora oggi in via Italica e in via dei Marsi, che sarebbe rispettivamente la succursale e la sede proprio di questa scuola. Il ritardo con cui i lavori sono stati e vengono condotti è veramente allarmante, sia per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione di quella parte di edificio che ha subito il problema noto di diversi mesi fa, sia per quanto riguarda invece la costruzione e il completamento di quella bellissima struttura che era stata ipotizzata, ideata, progettata con i finanziamenti messi a disposizione dell'attuale presidente della provincia e che purtroppo subisce oramai uno stop di sospensione lavori di quasi un anno. Per quanto riguarda il liceo scientifico Da Vinci invece la situazione credo che sia forse ancora più preoccupante, perché la provincia ha disdettato un contratto di locazione tempo fa senza prevedere una ubicazione futura di oltre 200 alunni. Questa è una cosa gravissima, perché a un atto ovviamente deve essere conseguente anche una sistemazione, avere idea di dove poi dopo allocare i ragazzi. Allora io mi domando, se è vero come è vero che è stato disdettato un contratto di locazione, cioè parlo della succursale di via Vespucci, evidentemente la provincia lo ha fatto perché sapeva che questi alunni potevano essere ubicati e allocati nella sede principale che sta su ai Colli. Allora mi domando, per quale motivo oggi questi alunni non vengono portati sopra? Il polo di innovazione farmaceutica Capitank si è presentato a Expo Milano con un convegno evento all'interno del quale è stato esposto il progetto Abruzzo Regione della Vista. L'Abruzzo ha scelto Expo Milano per presentare, attraverso il polo di innovazione farmaceutica Capitank, il progetto di sviluppo di una vera e propria Silicon Valley delle scienze della vita, che punta su tre ambiti di azione: biotecnologie, automazione industriale e sostenibilità ambientale. Capitank ha stabilito il suo quartier generale all'Aquila e per questo potrebbe essere un volano importante per il rilancio dell'economia del capoluogo di regione ferito dal sisma del 2009. Sicuramente questa iniziativa serve per far conoscere e per dimostrare come la regione si sia impegnata in questo aspetto, diciamo, sia scientifico che industriale, per far sì che la regione diventi poi il polo attrattivo, in questo caso, dell'industria farmaceutica. Ritengo che questo sia il modo nuovo di fare ricerca, sia quello di creare un ecosistema favorevole ad attirare investimenti, un sistema di interazione fra università e imprese che generi sinergia. Questo è un modello che non abbiamo inventato noi, è un modello sicuramente unico in Italia, che nel mondo sta diventando, come posso dire, una pratica normale. A conclusione dell'evento convegno per la presentazione del polo Capitank è stato siglato l'accordo di programma per la realizzazione del centro di ricerca e innovazione oftalmologico Abruzzo Regione della Vista. Un accordo che ha per obiettivo l'attivazione di un'azione coordinata per la ricerca preclinica e clinica e la sperimentazione degli ambiti tecnologici relativi alle patologie dell'occhio.
Questo non è un progetto localistico, ma è un progetto che parte in Abruzzo per avere un respiro nazionale ed internazionale, per avere la possibilità di far sì che l'Abruzzo rappresenti un punto di partenza per la ricerca e per la clinica internazionale. E non è solo innovazione gli scopi di questa Abruzzo della Vista, ma vi è anche una componente fondamentale che è la formazione. Servono figure professionali all'avanguardia nel campo dell'oftalmologia, in grado di dialogare anche con altre branche, quali la bioingegneria, la genetica, la biologia molecolare e anche l'educazione. E ora la pagina sportiva. Prima ci siamo occupati di sport sul fronte dell'inchiesta su Savona Teramo, sul verdetto d'appello, le varie reazioni. Ora la pagina sportiva, intanto con le decisioni del Consiglio federale che si è riunito oggi. Era un consiglio molto atteso, importante, che ha ratificato diverse decisioni. Intanto in Serie B chiaramente l'ingresso ufficiale di Virtus Entella e Ascoli, che prendono il posto rispettivamente di Catania e Teramo, che facevano parte dell'organico originario della Lega di Serie B. Chiaramente Catania e Teramo sono inserite nel campionato di Lega Pro, e nel campionato di Lega Pro ci sono anche Pro Patria e Messina in sostituzione di Torres e Vigor Lamezia, e poi c'è anche il Monopoli che viene ripescata in sostituzione del Castiglione, che non è stato iscritto. Peraltro, a seguito della straordinarietà della situazione, il Consiglio federale ha concesso alle medesime società che hanno cambiato la categoria, quindi Catania, Teramo, Pro Patria, il Messina, la Virtus Entella, l'Ascoli, ha concesso a queste società una finestra suppletiva di mercato di 20 giorni. Questo perché, lo saprete, il mercato finirà, darà lo stop definitivo alle trattative questa sera alle ore 23. Noi peraltro seguiremo le dinamiche delle ultime ore di mercato attraverso il ritorno della trasmissione replay curata e condotta da Enrico Rocchi, e insomma seguiremo passo passo lo sviluppo delle trattative nelle ultimissime ore del mercato. E a proposito di trattative, intanto sul fronte Pescara è praticamente fatta, si attende soltanto l'ufficialità per l'arrivo del nuovo centravanti. Si tratta di Andrea Cocco, accordo trovato con il Vicenza per oltre 700.000 euro, mentre con il giocatore sarà sottoscritto un contratto triennale da 280.000 euro a stagione. Cocco, che lo scorso anno peraltro, come vedete, ha fatto più volte male al Pescara, segnando il gol del 2-2 a Pescara nella gara di ritorno di campionato e il gol del 2-2 a Vicenza nella gara di ritorno di playout, anche se questo gol che vediamo risulterà poi ininfluente per la rimonta del Vicenza, perché sarà il Pescara a passare il turno ed approdare in finale. La finale poi con il Bologna, che è stata decisamente sfortunata per la squadra di Massimo Oddo, che dunque avrà questa importante freccia a sua disposizione per l'attacco. Altre notizie di mercato: Uros Ćosić, il difensore, passa a titolo definitivo all'Empoli. Poi l'attaccante Riccardo Barbuti approda in prestito al Lumezzane. Da segnalare anche il ritorno in biancazzurro del portiere Pigliacelli, che ha risolto il contratto con il Frosinone, ha firmato con il Pescara, ma è stato girato immediatamente in prestito alla Pro Vercelli, sempre in Serie B. Sfumate le piste Boaci per l'attacco, Boaci va al Roda in Olanda. E poi nelle ultime ore si era parlato dell'interessamento del Pescara per Cristian Zaccardo, l'ex difensore di Parma, Palermo e Milan. Zaccardo però ha firmato con il Carpi, dunque non sarà a Pescara. Pescara che cerca anche un difensore per puntellare il reparto arretrato. Nelle ultime ore si parla di Rinaudo, e sempre nelle ultime ore, ma se ne parlerà questa sera nel corso di replay, ha parlato attraverso il suo profilo Facebook Bartosz Salamon, negando di aver pronunciato la frase in B solo con il Pescara e spiegando le motivazioni per cui alla fine ha scelto il Cagliari. Ma parlando sempre di Pescara, ascoltiamo le parole del tecnico Massimo Oddo. È il centrocampista che cercavamo, con quelle caratteristiche,
A dire la verità, ovviamente lui essendo stato preso in questa sessione di mercato in scadenza dal Palermo, io lo conoscevo bene, so quali sono le sue qualità, ma non avevo mai pensato a lui, perché per me era impossibile arrivare a un giocatore così, perché ovviamente un giocatore che fa bene, molto bene in B, tra l'altro in una squadra che comunque è retrocessa e fa 9 gol mi sembra, ma altrettanti in altri anni ha sempre segnato, e va a Palermo in Serie A, non lo reputavo un giocatore, ma tutti noi non lo reputavamo un giocatore accessibile, invece la coincidenza ha voluto che una parola dietro l'altra ci potesse essere questa possibilità, e è sicuramente un giocatore molto forte che va a rinforzare un centrocampo a mio avviso già molto forte e che lo completa a livello di caratteristiche. No, sono rinfrancato più che altro perché è una situazione di mercato difficile, dove vuoi prendere qualcosa, magari non ci riesci, non sai cosa prendere, e ovviamente dal momento in cui è stato preso un certo tipo di giocatore almeno so che di che morte dobbiamo morire. Non avete capito, no? Cioè, se fosse stata un'altra scelta, se Benali non fosse arrivato, se Giorgi non fosse arrivato, avrei dovuto cambiare ovviamente tutto, perché gli obiettivi di mercato sarebbero cambiati. Ci mancano 10 giocatori e quindi inevitabilmente bisogna provare qualcosa. Ho provato qualcosina nel primo tempo, qualcosina nel secondo tempo, e purtroppo mancano tanti giocatori, soprattutto a metà campo. Bisogna fare di necessità virtù, non deve essere un alibi assolutamente per noi. Dobbiamo preparare questa partita per andarla a vincere. A prescindere dai giocatori che ci sono, poi cercando di fare il meglio possibile, perché tutti i giocatori che ho in questo momento sono tutti giocatori bravi, magari mi ritrovo con giocatori con caratteristiche diverse da quelli con cui costruirei un centrocampo, ma comunque sono tutti giocatori bravi. Valotti sta lavorando, non l'abbiamo rischiato questa sera, ma si sta allenando e pensiamo di averlo per la prima di campionato. Io credo che qualcosa si incomincia a vedere, quelle giocate ravvicinate tra le punte, tra i trequartisti, poi sai, difficoltà di avere giocatori che magari sono infortunati, non puoi metterli assieme più di tanto, poi è difficile comunque dare continuità. Però io credo che tutto sommato alcune idee di gioco si incominciano a vedere dalla costruzione che cerchiamo di fare da dietro, pur sbagliando, ma io gli chiedo questo, oggi gli ho chiesto sbagliate, non mi interessa, ma non voglio vedere un lancio lungo. Ne hanno fatti due, ma ci può stare. E con la perdita della Serie B, il Teramo comincia a perdere diversi tasselli della rosa che era stata allestita finora. Infatti oggi è stata comunicata la risoluzione consensuale dei contratti di Vasile Mogos, Luca Di Matteo e Michele Rigione. A proposito di Di Matteo e Rigione, la notizia era già nell'aria, i due sono nuovi giocatori della Virtus Lanciano. Ecco, questo è Luca Di Matteo. Poi il difensore, eccolo qui, Michele Rigione, che era arrivato al Teramo quest'estate dopo la sua esperienza biennale a Catanzaro. Ebbene, questi due giocatori sono nuovi tesserati della Virtus Lanciano e saranno presentati domani in conferenza stampa allo stadio Biondi. Ma non sono gli ultimi due colpi della Virtus Lanciano, che ha comunicato proprio un'ora fa l'arrivo di altri due giocatori. Uno è l'attaccante Ryan Bradley Hewatt, arriva dal Carpi, giocatore olandese, arriva con la formula del prestito e diritto di riscatto e controriscatto. Stessa formula per il difensore centrale croato Ricardo Bagadur, che arriva dalla Fiorentina. Hewatt è un attaccante classe 96, nativo di Rotterdam, mentre Bagadur è un classe 96.
95, nativo di Rijeka. Dunque questi quattro giocatori saranno presentati domani al Biondi. Quattro rinforzi per il tecnico D'Aversa, che sarà sicuramente soddisfatto di questi innesti ed era già soddisfatto della prestazione di ieri della squadra, che in amichevole ha battuto 1-0 l'Ascoli con un gol ad inizio di ripresa di Lanini. Bisogna iniziare a creare una mentalità, e questo lo si deve fare già dall'amichevole, perché tra una settimana inizia il campionato. Considerando il valore dell'avversario, penso che abbiamo fatto bene a prescindere da entrambi i tempi, il primo, e penso che abbiamo fatto bene, abbiamo concesso poco e abbiamo cercato di fare quello che il problema dell'allenamento, anche se spesso siamo stati un po' frettolosi, alcune cose abbiamo sbagliato, però ripeto, è positivo sia il primo tempo che il secondo. Il primo magari un po' più sotto l'aspetto del gioco e il secondo sotto l'aspetto del risultato e della determinazione, e poiché comunque si è vinta la partita. E in questo momento è importante sia il risultato per alcuni aspetti, per appunto creare quell'atteggiamento giusto per il campionato, ma è soprattutto anche importante stare dare il montaggio al punto giusto e preservare anche i problemini che qualcuno poteva avere, e quindi pensare anche alla condizione fisica, che è molto più importante. Quindi io penso che di mercato se ne abbiamo parlato fin troppo. E addirittura la società, ma sì, sicuramente quello è un aspetto negativo per gli allenatori, il fatto che si possa prolungare il calciomercato, però considerando quello che è successo l'anno scorso penso che sia anche giusto, perché l'anno scorso Vicenza penso che abbia tratto dei benefici con il fatto che sia stata l'unica squadra magari a poter ancora fare operazioni di mercato. Però non dobbiamo avere fretta, è chiaro che vanno fatte delle scelte puntate e aspettiamo, ma siamo tranquilli. E ora scendiamo in Lega Pro e parliamo dell'Aquila, perché ieri, o meglio due sere fa, dopo l'amichevole con il Pescara, ha parlato a tutto tondo il tecnico Carlo Perrone. Ascoltiamo le sue dichiarazioni. Sì, noi dovevamo insomma misurarci con una squadra superiore alla nostra per capire a una settimana dall'inizio del campionato com'era la condizione, com'è la qualità dei nostri giocatori, l'organico. Diciamo che sono emerse delle note positive, delle altre diciamo un po' meno, e quindi questo ci dà maggiore convinzione di dove dobbiamo andare a operare. La squadra sicuramente la dobbiamo completare, però credo che è una squadra che, se puntellata bene, possa disputare un buon campionato. Noi dobbiamo cercare di far quadrare, purtroppo allestire una squadra di Lega Pro non è facile, perché ci sono tante componenti che devono essere prese in considerazione. Noi abbiamo dovuto, anzi dobbiamo tuttora, abbassare i nostri costi, dobbiamo mettere nell'organico 10 under e dobbiamo fare una squadra che debba essere più forte anche delle eventuali penalizzazioni, e abbiamo questo rapporto con il Pescara, della quale, quindi sono tutte componenti che spero che possa essere possibile realizzarle tutte. Ecco, vi posso dire. Noi adesso certo, abbiamo 7 under, noi dobbiamo prendere altri 3 e dobbiamo completare un po' la rosa nei vari ruoli, per cui poi. Ma questo è, diciamo che io non escludo niente. Zero, sì sì, va bene, però questo è, diciamo, è il secondo grado, è l'appello, poi ci sarà il terzo grado e poi ci sarà l'altro processo. L'Aquila che cercava un difensore, se ne era parlato di un ritorno, ma ora c'è proprio l'ufficialità comunicata poche ore fa, in questo pomeriggio, perché l'Aquila avrà nuovamente a disposizione le prestazioni del difensore Giordano Maccarrone, classe 90, già lo scorso anno appunto in rosso-blu. Il giocatore ha firmato un contratto annuale, Maccarrone, che era un pilastro della difesa dello scorso anno, poi nella parte finale della stagione
causa anche di alcuni dissidi con l'ex tecnico Zavettieri, era finito ai margini della rosa, ma ha nuovamente sposato il progetto L'Aquila Calcio per questa stagione. Vi ricordo ancora una volta, questa sera a partire dalle ore 21, l'appuntamento con Replay, torna la fortunata e storica trasmissione di Enrico Rocchi, Fari puntati sul mercato, una trasmissione che durerà più del solito, più del normale, proprio per arrivare al gong di questa finestra estiva di mercato. Per il TG6 è veramente tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.